Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova parte di Super Mystery Dungeon. Nello scorso episodio avevamo praticamente lasciato Borgo Quieto, o meglio, era iniziato il nostro viaggio fuori da Borgo Quieto, ed oggi vedremo un po' come continuerà la nostra avventura. Capitolo 11, Oltre le montagne. Sono veramente curioso di sapere cosa ci aspetta. Wow, è un dirupo da paura! Non si vede nemmeno il fondo! Non è stato facile arrivare fin qui e non sembra che andando avanti le cose migliorino. Però oltre questa montagna deve esserci Brusilia e è l'ultimo grande ostacolo che ci separa dalla nostra meta. The Dark Devil, sono sicura che ci siamo quasi. Oh, bene, bene, bene. Allora, strumenti. Vediamo se vale la pena depositare qualcosa. Posso depositare le mele fresche? Non so se poi diventino. Se andiamo a ritirare. Ah no, vedete, ci sono ancora. Quindi ritiriamo queste piuttosto. Ne prendo 4, va, perché non è mai bello rimanere senza mele. E poi vabbè, gli elisir sono a posto. Baccafrago, baccastagna non li voglio. Guardate quanti seme base. Allora, aggiungi un cerchio, non mi serve. Rallenta tutti i nemici nella sala, potrebbe tornare utile. Tuffo ramo via e confondi ramo via. Perfetto. Adesso la nostra borsa dovrebbe essere. Nella miglior situazione e picchi torreggianti piano 1. Wow, bellissimo questo dungeon. Bellissimo, veramente. Sembra proprio di. No, no. Mi piace, mi piace. Allora, andiamo un attimo a combinare le nostre mosse. A proposito di mosse. Allora, sì, vedete, avevo ricordato frustata. Fortunatamente. Allora, oh, perché ha evitato tutto questo coso? Vabbè, andiamo di frana, quindi dovrebbe bastare. Trasmetti qualcosa. Allora, pistola acqua laggiù. Bruciapelo, aia, poverino. Perché usa bruciapelo più volte? Non dovrebbe essere consentito. Allora, continuiamo con le nostre mosse combinate, anche perché vedo che i livelli sono abbastanza alti, ragazzi. Bisogna fare un bel po' di danni. Intanto Oshawott sarà a livello 16, raggiunge quindi il nostro Chespin. Velocità aumenta di 2, perfetto, raccogliamo soldi assieme e ci conviene andare da quest'altro lato, dato che quello era sbagliato. Comunque no, mi piace veramente tanto. Ok, la trappola si è rotta, frammento trappola, la pancia si svuota. Oh no, la pancia si è svuotata, veramente? Beh, penso sì, un po' diminuisca, ma non si può svuotare tutta, dai. Allora, picchi torreggianti piano 2. Primo piano fatto in maniera molto semplice, qua vedo. Come si chiama? Un mini Talonflame. Vedo un mini Talonflame che svolazza liberamente. E questo frano dovrebbe fargli veramente malissimo. Ma neanche tanto. Colpiamolo di frustata, proviamoci. Ma veramente molto molto resistente. No, wow, ragazzi. Sono troppo forti questi. Cioè, troppo resistenti più che forti. Vabbè. Allora, andiamo per di qua. Snorut, polveneve. Andiamo di frana. Pistolacqua. Polveneve, aia. Allora, oh no, ci ha congelato, veramente. A parte che l'animazione del congelamento è bellissima, però non mi piace essere congelato. Allora, fulmisguardo. La mossa non ha effetto. Oh, ok. Andiamo combinando le mosse. E più che combinare, sincronizzare, sintonizzare, non imparerò mai, cavolo. Allora, di nuovo, perché sì, è il modo più veloce per mandare KO ai nemici. E nonostante questo, non basta, non basta. Sono costretto sempre ad utilizzare almeno un'altra mossa. Vabbè, allora, per di là non penso ci sia nulla, dai. Però è una strada a senso chiuso, quindi controlliamo, ok. Preferivo comunque evitare di ritrovarmi le scale ad un passo e dovermi fare tutto. Perché infatti dobbiamo tornare tutto giù. Questo dungeon è veramente molto molto grande. Quindi, ok, perché ho fatto morso? Non volevo fare morso. Vabbè, Energy Pala dovrebbe bastare a questo punto. Invece no, serve anche il pistolacqua di Oshawott. Va bene, allora, fame trap. Ah, no, non frammento trappola, fame trappola. Ok, prima per leggere velocemente avevo letto male. Ah, probabilmente prima abbiamo missato tutto perché avevo utilizzato doppio team questo schifo. Vedete, inizia a missare tutto, questo non mi piace. Vado di energy palla, pistolacqua e via. Ok, lingotti? Cosa sono i lingotti?
No, cosa sono? Figo. Beh, penso che presto lo scopriremo. Sarà un nuovo denaro, penso, probabile. Allora, la pancia comunque sta veramente agli sgoccioli. Dovrei far mangiare. Ah, ha fame. È ok che hai fame, però io che ti posso fare? Minimizzato. Allora, dovrebbe essere molto preciso. Se continua così ad utilizzare minimizzato, io penso proprio di non colpirlo mai più, eh. Allora, vedete, le mosse sintonizzate comunque fanno sprecare un po' di pancia. Ok, ce l'abbiamo fatta a colpirlo, però non è stato sufficiente. Andiamo di frana, fallisce, pistolacqua che fallisce, Drifloon continua a rivelarsi un Pokémon problematico. Cavolo. Non è più nello stato di focale energia. Allora, devo colpire per forza con questa frana. Vabbè, grazie Baccarancia automatica, sempre interessante. Focale energia, agile tecnica. Eh no, vedete? Non lo riesco a colpire, ca. Ok, ce l'abbiamo fatta. E ne arriva un altro che spamma minimizzato. Wow, fantastico. E grazie, gioco, grazie. E poi loro penseranno: oh, ma certo, facciamo dei Pokémon che spammano minimizzate doppio team. Sarà sicuramente divertente per il player. E no, invece non lo è per nulla. Quanti frammenti. Allora, posso andare di morso qua. Siamo esplosi? Ok, pistolacqua che colpisce. Finiscono i PP di pistolacqua, sfortunatamente. Grazie Oshawott per averci protetto. Continuo ad utilizzare minimizzato e io non lo colpisco mai. Ok, preso, meno male. Allora, là c'è un Bergamite. E sì, siamo costretti a mangiare una mela con Devil. Non voglio veramente finire male. Allora, frustata. Però frustata non ha. Non ha molto effetto. Vabbè, allora. Andiamo di frana. Membro della squadra ha pochi PS. Va bene, recupera tutti i PS. E allora, Oshawott. Oshawott protegge gli alleati. Grazie, Oshawott. Però. Vabbè, ho capito, va. Veramente noiosi. Allora, semefuoco, mangiamo. E boom. Ok, questi 100 danni mi servivano. La pancia si è riempita un po' addirittura, fantastico. Allora, andando per di qua, dovrei raggiungere le scale col cavolo, eh. Uffa. Non ci so, non le troveremo mai, no. Perché sbaglio sempre strada, cavolo? Ok, che è possibile ovviamente sbagliare, però un altro dungeon immenso con le scale chissà dove. Allora, eccolo, il mio Pokémon preferito. Certo. Allora, andiamo a sincronizzare morso con garanzia. Adesso tocchiamo qua per spammare la nostra mossa sincronizzata. Allora, devo imparare il loro nome, eh. Ce la posso fare. Mossa in sincronia, quindi sincronizzate, va bene. Boom boom. Oh, grandi, grandi, grandi. Eh sì, abbiamo utilizzato una combinazione di mosse super efficaci. Garanzie più efficace contro i Pokémon che hanno già subito un danno. Quindi, se riusciamo a colpire di morso e poi di garanzia, è la fine. Rallento trappola. Pessima. Però, nulla. Allora, andiamo di nuovo con queste mosse in sincronia. Beccata. Ah, povero Oshawott. Non abbiamo neppure più Baccarancia, quindi dobbiamo stare attenti. Velocità di movimento torna normale. Perfetto. Strada singola, quindi non ci dovrebbe essere problema qua. Allora, perché misso? Mi spiegate perché sto missando contro un Bergamite a caso? Cioè, pure Garanzia non mi sembra una mossa così poco precisa. Cioè, sto sprecando tutti i miei PP per fare due passi. Vabbè. Allora, oh, le scale. Che. No, ho beccato la teletrappola. Ho beccato la teletrappola. Che bella cosa, che bella cosa. Allora, devo evitare. Ah, stanno andando da Oshawott. Pessima cosa. Sì, allora, vediamo se riesco a. Ad andare ad aiutare Oshawott. Solo 3 PS, eh. Cosa posso fare? Strumenti. Le baccarance adesso servirebbero.
Addormentaramo. Agita. Ok, uno l'ho addormentato. Guardate, guardate come lo sta inseguendo. Posso colpirlo da qua? Ce l'ho fatta, però adesso è un po' un problema. Spero riesca a salvarsi, Oshawott, poverino. Mi spiace, ma vengo ad aiutarti. Ecco, appunto. Revital Semi, siamo costretti. Idrovampata. No, purtroppo erano in due contro uno. Io becco sempre le trappole perché, ragazzi, figuratevi se posso avere un po' di fortuna. Pistolacqua, ancora pistolacqua e va bene, va bene. Con il Revital Seme si recuperano anche i PP, quindi sì. Perfetto per Oshawott. Allora, idrovampata, via. Proviamo a raccogliere questi frammenti. Super efficace. Allora, vediamo un attimo. Strumenti, dovrei utilizzare qualche cosa. Inserisci nelle ludi cerchio di... E inseriamolo nel meteo cerchio di Osha. Ok, perfetto. Continuiamo. Picchi torreggianti piano 5. Questo strano rumore. Allora, raffica attacco, inserisci. Sì, mi piace colpire più volte. Allora, è la pancia, che sta facendo brutti scherzi. Allora, mangia e stai buono. Ok, riempie solo del 50%, però va bene lo stesso. Allora, qua troviamo un elisir. Ah, bella la scoppio trappola. Picchi torreggianti piano 6 comunque. Allora, là c'è un... non so cosa sia. Ah, dovrebbe essere un Bergamite. Oh, grande la... grande la Litos che ci permette di attaccare più volte. Veramente fantastica. Allora, altruismo. Ah, cavolo. Deve aver utilizzato rafforzatore perché lo vedo molto bulkoso questo coso, eh. Vabbè, andiamo di frustata, che colpisce più volte, perfetto. E adesso occupiamoci di questo Timbur che ci attacca alle spalle. Beh, il colpo multiplo è troppo forte, veramente. Colpire con una mossa come frustata più volte è troppo, troppo forte. Allora. Sono curioso di scoprire questi lingotti comunque, però a quanto pare ci servirà un po'. Ramo tunnel? Interessante, vediamo cosa fa. Scava un tunnel nella parete di fronte. Figo, figo. Comunque, altri soldi. I lingotti devono sicuramente valere tantissimo. Però, beh, adesso devo un attimo vedere. Allora, andiamo per di qua. Allora, super potenza X, dovrei darla a qualcuno. Bravo che colpisci con pistolacqua. E proviamo con questa frana. Oh, però ho colpito due volte almeno. Attacco d'ala. Cavolo, mi avrebbe fatto malissimo. Adesso sto aspettando un attimo per dare l'elisir. Però, allora, inserisci attacco. Diamola ad Oshawott. E strumenti. L'elisir lo beviamo con Devil. Sì, assolutamente. Allora, a questo punto direi di attaccare con... Ecco, appunto. Energy palla. Vedete, colpisce due volte. È però una lamissa. Quindi non è proprio tutto questo. No, 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 no. Ho sbagliato strada. Volevo andare per di qua. Oh, cavolo, ragazzi. La pancia si sta facendo sentire in questo dungeon. Più che altro perché sto abusando molto delle mosse sintonizzate. Poi sto correndo veramente tanto perché sono immensi questi piani. Pietrifica ramo. Va bene. Forte, però. Là c'è una matto magica. Boh, eviterei di andare là. Bravo, bravo Oshawott. Matto magica. Oh, cos'è qua? No, non ho visto. Cos'era? Allora, controlliamo un attimo sul suolo brillante. È stata scavata una buca nel suolo. Era un Elixir Max. Praticamente era un oggetto nascosto. Interessante. Inserisci, se ne uso di più dovrebbe avere più effetto, quindi va bene. Allora, a questo punto direi che dobbiamo per forza andare qua sopra. Lunga vista forse sarebbe meglio per noi, però boh. Ah, eccone un'altra, appunto. E ora vedo un attimo come gestirmela. Picchi torreggianti piano 7. Pistola acqua. Minimizzato, grande.
Non attaccheremo mai più come al solito. Raffica. Proviamo con questa molteplice frana. Non serve perché è grande. E allora, strada a senso unico. Iniziamo sempre così a senso unico. Poi si creano 80 vie. Ed è un casino. Allora, non ho visto cosa è successo. Ah, superpotenza X. Potrei prenderla, eh. Vabbè, comunque, fuori un altro. Poi sì, l'Elitos vedo bene come giocarmele. Allora, frustata, pistolacqua. Forse la miglior cosa da fare è energy palla, però, perché essendo una mossa speciale è più forte. Vento gelato, andiamo di pistolacqua nuovamente. E Daredevil è salito a livello 17. Aumenta tutto. Grande, 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 grande. Ok, allora. Frana. Boom, che male. Là c'è un pistolacqua e... Allora. Cavolo, però, quanto è brutto dormire mentre gli altri combattono. Allora, troviamo una pietrisfera. Ottima, la sfera più forte, quindi questa mi è piaciuta. E ancora piani immensi. Uffa, quando finirà? No, veramente, a me piacciono, però è un casino perché ci vuole troppo tempo. Allora, idropompata, va bene e via. Pancia, come al solito, inizia a svuotarsi. Ramo maestri, vabbè. Lunga vista, inserisci nel nostro, va. Vediamo un attimo, non so neppure cosa faccia, ecco. Vabbè, picchi torreggianti, forse era per i rami, qualcosa di simile. Che fame, eh. Ok, ho capito che fame. Ve l'avevo detto, le mele qua servono per forza. Mangiamo con Daredevil. E non dovrei avere più neppure Revital Semi, quindi dobbiamo stare molto 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 attenti. Allora io colpisco da dietro, finché ci sono Pokémon ghiaccio è meglio mandare avanti Oshawott. Allora, laggiù c'è un Bergamite. Adesso arriva anche il piccione di turno. Allora, un'altra energia di palla per forza. Non è molto efficace, però comunque i suoi danni dovrebbe farli. 23, vedete, molteplice attacco, perfetto. E allora, dove andiamo? Dove andiamo? Devo capire bene. Ci sarà sicuramente uno schema per comprendere le scale. Però non lo so. Quindi tocca continuare ad esplorare così. Beh, sì, più o meno qualche indizio ci dovrebbe essere tra un piano e l'altro. Magari stessa posizione, a coppie, alternate, non lo so, però... Perché li sto vedendo tutti così grandi. Sono veramente così pazzi da... Boh. Ignoratipo, inserisci... Oh, l'ignoratipo è molto forte. Quindi va bene. Picchi torreggianti piano 9. Beh, dovremmo essere comunque prossimi alla meta. Ok, seme tenebra. Non ho visto chi l'ha preso. Vabbè, comunque non è nulla di eccezionale. Doppia frustata, che fa malissimo a Makuhita, quindi... E vai, allora, comunque dovrei prestare un attimo più attenzione alle mosse che vado ad utilizzare perché comunque mi servono i PP. Quindi, allora, qua troviamo un seme tenebra, non so cosa faccia, lasciamolo là. Allora, oh, bene. Corriamo, 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 corriamo. Cavolo, cavolo, non riesco proprio a trovarle queste. Aia, no. No, ho sbagliato qua. Scusate, ma ho sbagliato. Meglio colpire da dietro perché poi subiamo troppi danni. Allora, andiamo per di qua. Proseguiamo. Picchi torreggianti piano 10. Chissà quanto manca, veramente. Allora, la mia pancia si sta facendo sentire. Devo stare molto attento perché se la pancia si svuota poi è veramente un problema. E allora direi sì di farlo mangiare. Tanto che le mele danno un sacco di soldi. Ma preferisco spendere, diciamo, quei soldi piuttosto che morire. Ecco. Allora, qua si è rotto un altro coso. È bellissimo vedere comunque quando c'è tutto questo percorso pieno di frammenti. No, veramente bello. Allora, un Bergamite. Proviamo a fare la doppia frana. Beh, ovviamente neppure una, ma mi sembra giusto. Frana, molteplice frana, ovviamente. Mai, non ho mai colpito fino adesso due volte con frana. Bergamite sconfitto, possiamo... No, sì. Lo bevo subito l'elisir, va.
Ritorniamo con una velocità normale. La vedo un Makuhita. Oh, bello, bello comunque garanzia più volte. Chissà se si applica l'effetto del molteplice danno. Boh. Comunque, allora andiamo per di qua. Colpo basso, no. Voglio sparare l'energipalla più forte della mia vita. Continuiamo di energipalla. E via, via Timbur. Ah, quanti cavolo ce ne sono? Oltre ad essere immenso il dungeon, ovviamente è pieno anche di Pokémon fastidiosissimi. Allora, proviamo con Frustato. Ok, Frustata mi piace perché fa sempre molteplice attacco. Aumenta la precisione della mossa. Ah, la potenza e la precisione della mossa aumentano. Bello, bello, questo mi piace. Quindi la nostra energisfera diciamo che si è evoluta. Grande. Allora, qua ci sono le scale. Picchi torreggianti, piano 11. Bruciapelo, super protezione. Beh, sì, inseriamola qua. Allora, lunga vista impedisce che l'attacco vada a se. Ah, forse è una mossa che evita. Cioè, è una Litos che evita gli attacchi a distanza. Beh, probabile. Garanzia. Andiamo di frustata contro quel coso. Di nuovo. Bello, bello, mi piace quando attacca più volte, è troppo forte. Allora, qua troviamo una mela, direi di mangiarla subito, tanto, vedete, la nostra pancia stava per chiamarci di nuovo, quindi tanto valeva. Ok, una bella frana, continuiamo, cioè una bella frustata, continuiamo di frana, però, come vedete, non la prendo mai, non la prendo mai. Cavolo, eppure aveva una precisione abbastanza alta, devo farla evolvere, cioè devo farla evolvere, devo farla aumentare di potenza. Ok. Parlavo di mai doppio miss, di mai doppio hit, e invece. Allora, questa quasi quasi la scambierei per qualcosa, eh. Superpotenza potrei utilizzarla. Inseriamola nel cerchio qua. Ok, adesso dovrebbero essere pieni i nostri cerchi di lito. Spicchi torreggianti piano 12. Mela, aia, frustata. Diamo di nuovo di frustata e via. Perfetto. Allora. Molteplici frustate. Ok, perfetto. Anche lui se n'è andato. Proseguiamo quindi. Picchi torreggianti piano 13. Picchi torreggianti piano 13. Allora. Andiamo per di qua. È un casino perché. Vedete, ci sono troppe vie da tenere in considerazione. Veramente non riesco ad individuare subito quella giusta. Quindi, allora, finché possiamo, attacchiamo dalla distanza. Quante volte ha colpito? Due o tre? No, mi piace troppo, veramente. Oh, un Timbur ha raccolto un Revital Seme Mini. Questo mi interessa. Vabbè, inseriamolo nel curacerchio. Forse è quello che ha raccolto il Revital Seme. Beh, speriamo di mandarlo K.O.V.A. E speriamo di mandarlo capo facendoci lasciare quindi anche il Revital Seme Mini. Perfetto, allora scambia questo per forza con lunga vista, tanto va bene. Proviamo a colpire più volte con frana. Canto, oh no, questo è brutto, questo è brutto. Ok, ci siamo svegliati. Dovrei ricaricare i PP sia di Oshawott che di Chespin comunque. Perché vedete, sto subendo troppi danni e questo non mi piace. Sì, più che altro perché dovrebbe aver finito le pistole acqua, quindi avendole finite, bevi Devil, perfetto. E facciamolo bere anche ad Oshawott, che non dovrebbe essere proprio nella miglior situazione. Vedete, ha finito pistola acqua idrovampata, le sue stab, quindi no, assolutamente ci serve. Allora, qua vediamo super protezione, però nulla. Andiamo con frustata. Adesso comunque abbiamo anche la pistola acqua dietro, quindi mi piace. Turbo sabbia, frustata e via. Eccellente. Allora, dando per di qua. Bacca arancia. Scambia, no. Raccogli. Aspetta, no. No, devo fare scambio. Avevo fatto giusto, cavolo. No, perché oramai sono abituato a. Cioè, quando dice raccogli, tu pensi che la raccolga, però ovviamente non potendo. Allora, beh, sono rimaste veramente poche vie. Penso che sia più in questa centrata, eh. Proviamo con il doppio frana, perfetto. La potenza della mossa aumenta. Aumenta la potenza di frana e questo è fantastico. Aia, la beccata qua mi ha fatto troppo male. Mi ha fatto veramente troppo male.
Direi di andare di frustata che è anche abbastanza precisa. E adesso colpiamo con frana. Ok, finché tentenna è una buona cosa. Di nuovo frana. Via. Ok, no. Sto cercando di capire dove potrebbe essere, dove potrebbero essere le scale. Beh, direi a questo punto di controllare l'ultimo lato qua. Anche se non penso, no, infatti. E dobbiamo scendere quindi praticamente. La nostra pancia. Povera pancia, veramente. L'abbiamo stressata troppo in questa esplorazione, però. Cosa devo dirvi? Allora, forse qua? No, qua sì, ci si ricollega poi là. Quindi in fondo. Ah, cavolo. Chissà quante volte ci sono passato. E però, attenzione. È troppo buio per proseguire. Daredevil, fermiamoci qui. Accampiamoci qui per la notte. Ok, direi che va bene, assolutamente accampiamoci qui perché è durata molto l'esplorazione di questi picchi. Oh, hanno già acceso il fuoco, ho trovato la paglia, fantastico. Abbiamo attraversato quella grande montagna, oramai dovremmo essere quasi arrivati a Brusilia. Ah, a proposito, vuoi che ti spieghi cos'è il GIP? Allora, vuol dire gruppo investigativo Pokémon, ma questo lo sai già. È un gruppo di Pokémon che compie indagini e esplorazioni in tutto il mondo. Visitano terre inesplorate, scoprono Pokémon mai visti prima e raccolgono ogni tipo di informazione da inserire nel Geoglobo. Geoglobo? Il Geoglobo è un congegno che permette di creare la mappa del mondo. Anch'io voglio contribuire, è per questo che voglio entrare a far parte del GIP. Ho sentito dire che i bambini non sono ammessi, però io voglio provarci comunque, sono sicura che posso farcela. Osh a volte si prende facilmente dallo sconforto, ma si fa prendere facilmente dallo sconforto, ma poi ci mette molto poco a riprendersi, è molto determinata. Mi piace il suo atteggiamento positivo, basta stare accanto per essere contagiati dal suo entusiasmo. Daredevil, è meglio dormire adesso, domani dovremo essere in forma. Ok, fantastico ragazzi, io direi subito di salvare, noi ci diamo appuntamento alla prossima parte, ciao a tutti!